Con coach Luca Andreoli al termine di gara 1 che è finita nelle mani di San Giovanni Valdarno. Luca, una partita che forse ha messo due principali elementi sul tavolo. Da una parte, a livello tecnico, forse ancor prima fisico, loro sono stati superiori nel pitturato con grande capacità di predominio, di andare al ferro, di assicurarsi i possessi aggiuntivi. È mancata la parte magari dei canestri da fuori che vi dà entusiasmo. L'altro elemento, forse dal punto di vista mentale, un po' di stanchezza, un po' di scarsa lucidità, forse anche per la pressione loro. Bah, io credo che non è stato fatto niente per mettere in difficoltà il nostro attacco, mentre noi cioè il nostro attacco è andato male perché i primi 10 tiri aperti della partita li abbiamo sbagliati, perché non siamo stati pronte mentalmente a marcare Slims e soprattutto abbiamo avuto veramente poca energia. Come ho detto prima, il bello dei playoff è che oggi potevamo vincere di uno, perdere di uno. È vero, vai avanti 1-0, però sabato è una partita nuova. Sicuramente se parlassimo di altissimo livello, sabato sarebbe veramente una partita nuova. Qua parliamo di livello intermedio e non sai mai cosa può succedere. Sul fatto che soffriamo le giocatrici interne è vero. Infatti nel girone di ritorno abbiamo perso contro tutte le squadre che hanno due giocatrici di ruolo sotto canestro, abbiamo perso quattro partite e Patti, ad esempio, una squadra con due giocatrici interne, lo stesso Cuscaglia è una squadra con due giocatrici interne, loro sono squadra che hanno 12 giocatrici interne, esterne e l'altra partita che abbiamo perso è stata Faenza, appunto, che hanno giocatrici interne. Facciamo fatica a marcarle perché ci serve molta energia e sicuramente oggi ci è mancata. Però, ripeto, oggi perdere di uno, vincere di uno è uguale, la serie può essere ancora lunga, sicuramente oggi San Giovanni Valdarno ha meritato. Bisogna cercare magari di resettare e di andare là con la consapevolezza che la Nico Basket non è la squadra di stasera e che da molti punti di vista può mettere in difficoltà San Giovanni. Prima di tutto le percentuali e poi magari anche con qualche spirito di cattiveria in più in difesa che può essere sicuramente messo nonostante il gap magari fisico che hai detto anche te, no? Sì, credo che possiamo fare meglio, questo sicuramente, però come ho detto prima, se fossimo in Eurolega, se fossimo in Serie A già maschile, sai, o vediamo Schio e Venezia adesso, sai che a quel livello lì le giocatrici sanno che oggi è un giorno, domani si resetta e si riparte perché i playoff sono fatti così. Bisogna vedere se siamo in grado di sostenere di fare tutto quello che dobbiamo fare, perché oggi veramente non abbiamo fatto niente di tutto quello. Non è che non abbiamo fatto niente, è tutto senza energia e quindi è giusto che loro hanno vinto perché sono state più brave, perché Slim ha fatto una partita da 30 punti, credo, e quindi non c'è niente da recriminare, solo fare i complimenti loro e pensare a trovare il modo di essere più competitivi sabato. Sicuramente, grazie Luca, in bocca al lupo. Crepi.